Miguel Ángel, gracias de verdad, ¿eh? Gracias, te vamos a llamar, tú juegas también en tierra, ¿no? Sí, mejor. Aquí parece que se puso con una vittoria, sí. Fanculo, quindi non volevo inaugurare la stagione con una sconfitta soprattutto da te, quindi molto bene. Allora, state un attimo lì perché voglio parlare di una cosa importantissima. Allora, ho giocato praticamente con l'ernia al disco che mi usciva, testimone Francesco, non uscivo neanche tutta questa parte qua, non riuscivo neanche a muovermi. E io oggi ho parlato di recupero, di non di ascoltare il corpo e di quando devi smettere, smetti, se no ti fai male. Però cosa ho fatto in campo? Non ho mollato. E appena mi arrivava la palla, gridavo dal dolore, te lo ricordi? Ok. Io non lo so perché non ti ho seguito, ti ho lasciato giocare, però vedendoti qualcosa ti deve far male. Giusto? Sì. Cos'è che ti fa male? Mi dà un po' fastidio qua dietro. Ok. Quindi nei recuperi. Ok. Però cos'è importante anche in queste situazioni? La mentalità. Cioè non voler perdere. Questo della mentalità vincente è una questione importante, perché mi sembrava a un certo punto che non te ne fregavo tanto, dici tanto è un allenamento. No. Non volevo che anche se avessi male ti concentrassi nell'ascoltare il dolore. Volevo che portassi a casa la partita. Ok? Ok. Tu cosa hai imparato invece oggi qui? Mentre la palla in campo. Cioè a far tutto, cioè ho fatto praticamente, credo, tutto almeno quello che abbiamo detto, cioè okay, che mi ha chiesto di fare, almeno credo di averlo fatto. Non solo, hai fatto pure di più, perché a un certo punto hai tirato delle mine che io e Andrea eravamo praticamente bloccati, non le vedevamo nemmeno. Anche sul servizio mi è sembrato molto di impattare meglio la palla. Va bene. La cosa importante, ragazzi, è questo, che a volte l'orgoglio deve superare il dolore, perché se noi ascoltiamo il dolore, se è proprio grave, ok, ci dobbiamo fermare, ma se pensiamo e sentiamo che ce la possiamo fare a portare a casa la partita, io adesso ho detto, ok, mi manca un punto, cioè me la gioco il tutto per tutto. Mi è andata bene perché lui ha sbagliato uno smash veramente di mezzo millimetro, però mi ha ripreso quattro palline, io ho tirato tutta potenza e lui mi ha ripreso quattro palline e l'ha ributtato in campo. Con me che non potevo muovermi, mi ricordavo la partita Agassi contro Bagdatis, uguale. Grande Franci. Bene, vai, dai, fai stretching e andiamo a casa.